Benvenuti. Con questo video vogliamo presentare sinteticamente il funzionamento e i modelli teorici della sede di Brescia della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoni. Sono Gianni Cambiaso, direttore didattico della scuola, e mi affiancano in questa presentazione Maria Montanaro, responsabile della tutela ASL dell'ASL di Trento, e Roberto Mazza, che insegna all'Università di Pisa. Entrambi fanno parte del corpo docente di Brescia. L'impianto organizzativo, in sintesi, è così strutturato. L'anno accademico va dal 1 di gennaio al 31 di dicembre e dura 4 anni ed è preceduto da 3 mesi di un corso introduttivo in cui ci sono 4 giornate teoriche e un seminario trasversale per condividere alcuni elementi riguardanti specificamente il modello sistemico. Il primo biennio è più collegato a temi di tipo teorico-esperienziale, supervisioni, seminari, e nel secondo biennio, terzo e quarto anno, c'è una presa in carico diretta di terapie familiari, individuali, di coppia, supervisioni, oltre alla formazione sull'MDR e a dei seminari. Al termine, dal momento che e a giugno, la prima data in cui si discutono le tesi, c'è un accompagnamento dei gruppi uscenti con una giornata mensile che serve per ricapitolare degli argomenti su cui il gruppo vuole ritornare, delle supervisioni, la discussione delle tesine. Parallelamente, a fianco di tutto questo percorso, c'è un lavoro personale sul terapeuta, un lavoro di autoconoscenza. Un lavoro che si fonda prevalentemente su dei gruppi di autoconoscenza a partire dal proprio genogramma, sia con giornate di gruppo, appunto, sia anche con incontri di tipo individuale. Questo blocco occupa nel corso del quadriennio circa 110 ore di lavoro. A fianco di tutto questo, ovviamente, parallelamente, c'è il tirocinio presso una serie di strutture sanitarie, convenzionate, del privato sociale convenzionato, eccetera. Una cosa che mi preme sottolineare è che c'è la disponibilità dei locali della scuola per terapie private degli allievi, in maniera tale da favorirli all'inizio nello svolgimento e nell'avviamento della loro professione. Per quanto riguarda l'aspetto teorico, il paradigma trasversale è rappresentato dalla complessità. Complessità che integra modello sistemico, la tradizione storica della scuola, sistema famiglia, la circolarità, il trigenerazionale, i giochi psicotici della famiglia, il cognitivismo evoluzionista, teoria dell'attaccamento, teoria del trauma, elementi recuperati dalla psicodinamica, in particolare l'attenzione al transfer, al controtransfer, l'utilizzo in terapia delle metafore, del sogno, del simbolico, e il modello di Lorna Benjamin, le strategie di coping e il DNA relazionale. Queste rappresentano delle bussole per orientarsi nell'instabilità dei sistemi, nell'imprevedibilità, nelle ipotesi sistemiche, trigenerazionali e intrapsichiche, nella gestione della relazione terapeutica. Volendo citare due testi di recente pubblicazione, potremmo mettere in evidenza, da un lato, un testo fondamentale che tratta tutto l'impianto sistemico, le 7 porte per entrare in terapia, dall'altro, un testo che approfondisce con una sua originalità un modello teorico integrato della terapia individuale sistemica. Terapie familiari, fondamentalmente centrate sul contenuto, per la costruzione di una narrazione condivisa e una ricostruzione della mappa familiare trigenerazionale. Dall'altra parte, terapie individuali sistemiche, contenuto più processo, focus sul processo terapeutico, relazione terapeutica quindi in primo piano. All'interno di questo lavoro terapeutico si metteranno
a fuoco una serie di ipotesi che riguardano il contesto, la sintomatologia, cioè la domanda, le emozioni del terapeuta, le risonanze, il controtransfer, ipotesi sistemiche, ipotesi relative all'attaccamento, ipotesi sul funzionamento individuale, cioè l'intrapsichico, ipotesi trigenerazionali, il genogramma. Per quanto, no, riguarda il desiderio eventuale o la curiosità o la necessità di approfondire questi temi, invitiamo a un incontro di gruppo interattivo in cui sarà possibile fare domande, scrivere informazioni ed eventualmente accedere al colloquio individuale necessario per l'ammissione alla scuola. Chi lo desiderasse può contattare questo indirizzo mail della segreteria a cui risponderà la dottoressa Patrizia Borella. Cederei la parola a integrazione di quanto detto al dottor Mazza. Buongiorno. Beh, cosa possiamo aggiungere ancora? Che oggi l'interesse e l'applicazione del nostro modello alle psicoterapie individuali sistemiche si è molto sviluppato. Le richieste di terapia individuale sono molte da parte di pazienti che portano per lo più problemi di fatica nella gestione delle relazioni interpersonali, problemi esistenziali, ma naturalmente anche molti pazienti più difficili. Diciamo con strutture non nevrotiche, pensiamo ai disturbi anche alimentari, alle dipendenze, e la nostra scuola sta ponendo molta attenzione allo sviluppo di quest'area di intervento. Quindi ci domandiamo quotidianamente come formare al meglio gli allievi nella gestione di relazioni diadiche, che sono più intense, che spesso sono molto più prolungate nel tempo. E quindi dedichiamo uno spazio consistente a questa area tematica. Richiede un cambiamento importante nell'assetto clinico del terapeuta e anche del suo pensiero. Cambiano alcuni parametri di riferimento nell'uso delle tecniche rispetto a quelle classiche della terapia familiare, della terapia di coppia. Deve necessariamente esserci una variazione del comportamento, di seduta e questo si traduce da un punto di vista didattico, nell'attenzione a tre grandi aree, che sono quella già accennata dal dottor Cambiaso, della formazione personale dell'allievo, quindi una miglior conoscenza del suo mondo interno, ma naturalmente anche l'uso di modelli interpretativi della realtà che vanno oltre anche il pensiero sistemico, quindi c'è un recupero, molto importante della teoria dell'attaccamento, dell'infant research e altre, teorizzazioni. Diciamo che sono estremamente utili nel lavoro individuale. E in questo, certo, c'è una riscoperta anche del processo della relazione terapeutica, e quindi anche la riscoperta e il riutilizzo di concezioni più marcatamente psicodinamiche, come quelle di transfer, di risonanza, e certamente anche di attenzione al controtransfer, quindi attenzione alle emozioni del terapeuta. Ecco, direi che questo forse è l'unica cosa che possiamo aggiungere ancora a quello che ha detto il collega. Benvenuti a voi tutti. Come già avete sentito dal dottor Cambiaso, il vostro percorso formativo inizia con 3 giornate dedicate alla comunicazione non verbale. Comunicazione non verbale, che ci permette subito di entrare nel tema della complessità, perché in queste giornate, l'allievo apprende parecchie cose su se stesso e su una parte che solitamente non è molto approfondita nella terapia, cioè appunto tutta la parte del non verbale, e inizia anche a relazionarsi in un modo molto particolare, appunto con non verbale, con quelli che saranno i suoi compagni del corso per i suoi prossimi 4 anni. Le giornate di comunicazione non verbale vengono poi riprese anche durante il, terzo anno. 2 temi che voi troverete nel vostro percorso formativo e che appartengono storicamente alla scuola Marasservini Palazzoli sono quelli dei disturbi alimentari e della tutela.
Il tema dei disturbi alimentari è quello che, diciamo, ha fatto conoscere Mara Selvini nel mondo, perché il suo libro, L'anoressia nervosa, che è degli inizi degli anni 60, ha proprio dato l'avvio agli studi sui disturbi alimentari che poi si sono sviluppati nel corso degli anni e chiedono proprio l'approccio multidisciplinare per essere affrontati. Mentre il tema della tutela, con gli scritti del dottor Cirillo, dall'assistente sociale Ruba ai bambini a cattivi genitori, vengono affrontati tenendo conto di quello che proprio è il lavoro di rete, il lavoro dei servizi, il lavoro integrato, mettendo appunto in primo piano l'interesse del minore e la valutazione e il recupero dei suoi genitori. Infine, un tema particolare specifico della scuola di Brescia, della sede di Brescia, è quello di offrire ai suoi alunni una giornata di presenza in codocenza di appunto due docenti, io con la mia formazione sistemica ma precedentemente psicodinamica e un mio caro collega che è il dottor Rizzi, che invece è uno psicanalista, e in questa giornata noi mostriamo proprio agli allievi come questi due approcci si possano integrare e si possano arricchire. Grazie.